rimuovere parzialmente la pellicola protettiva dalla medicazione e applicare il pad della medicazione sull'incisione. Un'incisione moderatamente sudante non dovrebbe richiedere più del 25% di utilizzo del pad, lasciando come minimo un centimetro di margine oltre la ferita stessa. La medicazione non deve essere posizionata su alcun tubo di drenaggio chirurgico. Applicare la medicazione centralmente ed in maniera piana sull'incisione e sulla cute circostante, assicurandosi che l'aerovia sia collocata su cute integra e lontano dalla porzione della ferita. È importante che l'aerovia non sia collocata direttamente sull'incisione. Rimuovere la parte restante della pellicola protettiva ed esercitare una lieve pressione sui bordi della medicazione, verificandone la corretta adesione. Evitare la formazione di grinze del bordo adesivo, ma qualora accada, riposizionare semplicemente la medicazione. Inserire le batterie nel vano apposito come indicato. Tutte le spie luminose lampeggeranno una volta. Successivamente, connettere la medicazione al sistema di aspirazione. Bisognerà avvitare i connettori per rendere saldo il collegamento tra la medicazione e il tubo del sistema. È possibile inoltre connettere la medicazione direttamente al sistema di aspirazione. Premere il tasto blu nella parte frontale del sistema di aspirazione per 3 secondi per attivare la pressione negativa. La spia luminosa verde inizierà a lampeggiare indicando che il sistema sta funzionando correttamente e continuerà a lampeggiare continuativamente per indicare che il sistema è acceso e sta funzionando in modo corretto. Al fine di assicurare una buona tenuta della medicazione durante la permanenza in situ, applicare le strisce di fissaggio sovrapponendole per un centimetro su tutti i lati della medicazione. Esercitare una lieve pressione sulle strisce per assicurare una tenuta efficace. In caso di perdita d'aria dalla medicazione, la spia gialla di allarme incomincerà a lampeggiare. Accertarsi che la medicazione sia ben adesa e priva di grinze e assicurarsi che i connettori del tubo siano ben agganciati. Premere il tasto blu per 3 secondi per riavviare la terapia. La spia luminosa verde inizierà a lampeggiare indicando il corretto riavvio della pressione negativa. Quando viene esercitata la pressione negativa, l'aria è aspirata dalla medicazione generando l'appiattimento della stessa. Il sistema innovativo combina il potere della terapia a pressione negativa e la tecnologia Hydrofiber, progettata per creare un ambiente umido per la guarigione della ferita.